Ma buonasera, miei piccoli importunatori di YouTube. Allora, questo video, per quanto banale, lo voglio fare perché, come sappiamo, YouTube è sempre in continua mutazione e molte volte le impostazioni cambiano. Quindi, ad oggi, 16 giugno 2019, il modo per liberarsi di chi, viene a commentare in maniera offensiva sotto i nostri video è quello che illustrerò di seguito. Questo video lo sto facendo dopo aver visto un video di Giovanni. E lui fa video sui fumetti, quindi se vi interessano recensioni, vedere che acquisti fa, eccetera, eccetera, ve lo consiglio. Quindi approfitto di aver visto appunto un suo video in cui si è ritrovato una persona poco garbata ad avergli commentato per illustrare qualcosa che potrebbe interessare anche ad altri. Ripeto, può essere banale, però tante cose banali in realtà per tanti non lo sono. Quindi io sono qui in un mio video e mettiamo il caso che Francesco Almasio, il caro amico Francesco Almasio, ti sto utilizzando, quindi nel frattempo pubblicizzo anche il tuo canale. Facciamo finta che Francesco Almasio sia un importunatore e non lo voglio più sotto i miei video a commentare. Allora, innanzitutto, per non sbagliarci, andiamo ad aprire una finestra che ci porterà nel suo canale. Intanto così vi faccio vedere quello che lui porta nei suoi video. Facciamo un po' una carrellata, dai, così. Ecco, lui comunque è un videogiocatore, però ha fatto anche video sulla sicurezza informatica, su applicazioni, software, insomma, guardate perché ha fatto veramente tanta tanta roba. Poi penso che le playlist, sì, ci sono anche le playlist, quindi fatevi un giro. Allora, Francesco Almasio è il mio importunatore segreto. Inizialmente cosa facciamo? Andiamo qua, dove ci sono questi tre pallini, no? In questo momento non appaiono, ma se faccio così appaiono. Ci clicco e ci sono queste opzioni. Ok, metti in primo piano, nel caso Francesco Almasio avesse fatto un commento di una certa importanza, per cui una persona vuole mettere in evidenza quel commento che magari dà anche delle indicazioni sul video stesso in cui insomma si fanno magari delle considerazioni su qualcosa. Si può rimuovere il messaggio, si può segnalare qualora invece il messaggio fosse in qualche modo di una certa pesantezza, oppure nascondi utente dal canale. Se facciamo questa opzione qui, cosa succede? Francesco Almasio potrà commentare sempre sotto ai miei video, però i commenti li vedrà soltanto lui, praticamente. Nessuno, neanche il proprietario del canale, potrà leggerli, o meglio, nell'applicazione Creator di YouTube vengono segnalati, però quando si va a cliccare non si legge nulla. Quindi alla fine non si leggeranno lo stesso questi commenti. Ma se vogliamo anche evitare che ci arrivino le notifiche, possiamo andare appunto sul canale di Francesco Almasio. Ci spostiamo esattamente, vediamo un po', che non mi ricordo propriamente come si fa. Ah, ecco, in informazioni, si clicca su informazioni, vedete anche qui c'è una bandierina e si può fare così. Blocca utente, segnala utente, segnala immagine di profilo, ma quello che a noi interessa è blocca utente. E da questo momento, oltre a non poter lasciare commenti sotto i vostri video, non potrà neanche comunicare con voi in nessun modo questa persona. Quindi questo è quello che c'è da fare quando magari certi commenti iniziano a diventare un po' pesanti. Io, per esempio, sono una persona che tollera molto, però adesso mi sono scocciata di chi viene qua a scrivere schifezze, quindi senza neanche rispondere ulteriormente, a meno che il commentatore non mi faccia ridere e poi possa finire in un
video come questo, io ormai non faccio altro che rimuovere dal canale. Quindi questo è quello che dovete fare se qualcuno vi dà fastidio su YouTube. Quindi fate queste due operazioni e siete sicuri che non potrà più importunarvi, perché mi sembra abbastanza brutto dover disabilitare i commenti per della gente di merda, sostanzialmente. Quindi con la prima opzione disattivate dal canale la persona, però ugualmente vi arriverà la notifica del messaggio. Ma se lo bloccherete non vi arriverà neanche quella, che poi il messaggio non riuscirete comunque a leggerlo. Però dipende molto qui anche da YouTube, perché ci sono tanti di quei bug, magari la notifica vi arriva lo stesso, però in ogni caso il vostro video sarà esente dai commenti di questa persona. Quindi che altro aggiungere? Ovviamente iscrivetevi da Francesco Almasio, iscrivetevi anche, non facciamo partire il video se non mi segnala, iscrivetevi anche da Giovanni Dioguardi, spero di avere pronunciato bene il cognome. Sono due canali ovviamente diversi e niente, direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!